Quindi di fatto la luce non serve a niente se non eliminare le poche zanzare tonde. Bella questa. Bentornati su Radio E-commerce nella puntata speciale di Ferragosto 2022. Come tutte le puntate speciali, abbiamo preparato qualcosa di non ordinario. Infatti, in questa puntata non troverete contenuti tecnici specifici, non tratteremo un argomento di marketing, di logistica relativo a qualche attività che riguarda l'e-commerce, ma forse anche sì, perché questo box che vedete qua davanti a me e a Domenico contiene circa una ventina di recensioni Esatto. che Domenico ha selezionato in giro per il web. Quindi la puntata è nata come prendiamo un po' di recensioni e costruiamoci sopra una puntata più o meno improvvisata, vediamo cosa verrà fuori. Non so cosa verrà fuori. Neanch'io, vediamo. Esatto, però magari ci sarà spazio anche per commentare qualcosa, perché no, anche di spunti pratici per Sì, l'e-commerce. guarda. Faccio una breve spiegazione, Sì. almeno anticipo anche un po' quello che è stato il pensiero dietro a questa ricerca, che tra l'altro ho fatto circa una settimana e mezzo fa, quindi anch'io qualcosa non me la ricordo più, ma meglio così. Ho cercato di selezionare delle recensioni che ovviamente trattassero dei touch point importanti per chi gestisce un'attività online. Ovviamente poi all'interno di tutte queste recensioni ce ne saranno alcune, se non ricordo male, anche molto divertenti, speriamo. Speriamo, speriamo. E quindi Sono questo sicuro che è stato un po' il senso della scelta delle recensioni e non vedo l'ora adesso di vedere anche la faccia e l'espressione di Marco dopo che le leggeremo. Quindi, urna delle recensioni, a te la prima. A me la prima? Iniziamo, sì, a te la prima. Iniziamo a pescarne una, vediamo cosa viene fuori. Allora, al di fuori di ogni biglietto ho scritto anche la categoria. In Ok, quindi questo caso ho categoria. pescato una recensione che riguarda il servizio clienti più una parte di Marketing, marketing. ok. Questa me la ricordo perché è anche abbastanza lunga. Boia. Prendetevi una Sì. pausa, mettetevi comodi perché. Allora, Ok. il titolo. Allora, partiamo dal voto che hanno Vai. dato. Su 5 stelle qui hanno dato una sola stella. Facciamo Ok. vedere velocemente il biglietto, giusto per far vedere che sono vere comunque, non sono cose Esatto. inventate. Questo è un modo anche per chi ci ascolta su Spotify di andare su YouTube. Esatto, Lo dico. assolutamente. Ok. Allora, il titolo è Politica di prezzo slash promozione non customer centered. Quindi questa qui è già una recensione secondo me di alto livello perché già dal titolo si capisce Sì, uso customer centered, che quindi questo è dietro uno c'è che ne sa. qualcosa. Chi scrive è uno che ne sa, vai. Compro prodotti per 60 euro per poi scoprire il giorno dopo che li hanno scontati alla metà per un egual valore di 27 euro circa. E già qui partiamo male. Sì. Il tutto contornato in una comunicazione della promo ed una diffidenza nel gestire il malcontento di un prospect client. Qua iniziamo a buttare Sì, il dentro termine inglese a di caso. tutto. Prospect client, E poi. infatti lui dice: La butto lì, La butto lì, esatto. da marketer, se c'è la Ok. necessità di svuotare il magazzino dalle rimanenze, sarebbe stato utile comunicare qualche giorno prima della promo, magari anche tramite SMS o creando hype, Sì. visto che le loro mail vanno direttamente nella spam e non se la passa nessuno, immagino, anche se c'è scritto non se la pensa Sì, nessuno. pensavo fosse una tua censura. Ah, No, ne ho ok. censurate altre. Ok. Peccato, per concludere, sembrava un buon sito. Si aggiunge alla lista dei siti everyday low price con fregatura che ormai popolano il web. E anche qui continuiamo Con l'inglese. con l'inglese. Speriamo che almeno i prodotti siano buoni. Certo, dopo tutta questa pippona, Se segue prossima recensione sui prodotti. ah, Quindi questa Madonna. in realtà era Questo è l'incipit, una premessa esatto. di un librettino che lui ha scritto E su poi Google. c'è la chiusa con grande stile. A nessuno piace essere fregati, quindi perbenisti fatevi gentilmente da parte. Ok, allora, premesso non ho capito niente. Non ho capito quasi niente cosa è successo a questo polomo. Però a quanto ho capito lui ha comprato 60 euro di ordine Esattamente. e il giorno dopo che lui ha acquistato l'avrebbe pagati la metà in Meno della sostanza, metà. ma non gliel'hanno detto. Ma nessuno, evidentemente, dello shop online in questione ha informato la propria clientela che ci sarebbero stati degli sconti, Allora, piuttosto appunto che fare delle comunicazioni in merito. mi viene in mente soltanto una cosa, così come spunto riguardo a questo, riguardo alle politiche di prezzo, promozione, eccetera. Da una parte mi viene da dire tutte le promo hanno inizio e una fine, quindi ci sta che uno, come dire, la prenda un po' in quel posto perché la promozione ti inizia domani e tu acquisti dei prodotti che ieri erano a prezzo pieno, è come se tu acquistassi il giorno prima del Black Friday.
La differenza è che tu sai che c'è il Black Friday, in questo caso Esatto. non lo sapeva perché non gli era stato detto. Più di questo non saprei Tu da che dire. parte ti schieri? Dalla parte del commerciante o della recensione? Allora, io mi schiero dalla parte del cliente della recensione, sinceramente, perché la differenza di prezzo è talmente ampia, mi viene da dire che sicuramente, penso sia il ragionamento alla base di questa recensione, una differenza di prezzo tipo la metà, mi viene da dire è un qualcosa che potevi pianificare prima e magari a livello anche di promo avresti potuto incentivare anche qualche giorno prima, quindi mi schiero dalla sua parte, anche se tutto sommato non avrei Dice, scritto è 12 abbastanza. righe di recensione per questo. vabbè, ma ha spiegato tutta la sua Sì, promozione customer diciamo, mi centered. sento invece dalla parte dell'e-commerce nel momento in cui ricevo una recensione a una stella che contiene, o almeno contiene la speranza che i prodotti siano buoni, cioè la recensione è vero, lo diciamo mille volte, che un pezzo della recensione, della qualità della recensione è legata Certo. alle spedizioni, al marketing post vendita, a tutto ciò che c'è dopo, però poi la recensione anche sui prodotti, cioè io Assolutamente. acquisto da un e-commerce anche, o leggo le recensioni di un e-commerce per capire se il prodotto è buono Sì, anche oppure no, perché quindi quella si è capisce. la prima informazione che un cliente va a vedere. Io prima mi Esatto. informo della qualità del prodotto, poi Esatto. eventualmente se ho delle comunicazioni anche in merito alla spedizione, al servizio clienti, sono informazioni in quel momento aggiuntive. Esatto, sono d'accordo. Diventano prioritarie nel momento in cui faccio l'ordine e allora devo preoccuparmi di come gestiscono Sono determinati d'accordo. processi. Probabilmente avrei fatto una recensione a 3 stelle o 4 stelle in base alla bontà del prodotto e non gli avrei dato quel plus. No, io due. 2, ok. Facciamo 3 a metà. Okay. Esco una io ora, allora. Vai, assolutamente. Quindi questa, via, Ok, allora, lanciamola via. categoria cosa sono? Ah, bella Spiegamela questa questa categoria. categoria. Allora, questa categoria in realtà è una di quelle categorie bonus Ok. in cui ho cercato e ho trovato queste recensioni di prodotti che io conosco e che tu invece ovviamente non conosci, dovrai capire a cosa fanno riferimento. Ok. Allora, il giorno dopo. Scusa. Titolo della recensione è Il giorno dopo in ospedale. Che sembra il titolo di un. Leggi. Ok. Inizialmente non sembrava male, ma dopo qualche ora. Sia io che la mia compagna ci siamo accorti che qualcosa non andava e ci siamo ritrovati in ospedale il giorno dopo. Evitatelo. Che cosa sono? Non lo so, mi viene da pensare a sex toys. Quasi, ci sei vicino. Preservativi? No, è qualcosa di meno sessuale, nonostante anch'io all'inizio avevo Lui e la pensato. sua compagna si sono accorti che qualcosa non andava e il giorno dopo in ospedale. Non lo so, Tommy. È una crema solare. Una crema solare, Una giusto? crema Probabilmente ha solare. preso una di quelle Sì, una di abbronzanti. quelle. Zero Sì. filtro. Ok. Vabbè, questa direi che è incommentabile, nel senso che No, vabbè. o l'e-commerce è truffatore, che non gliel'ha Sì. O lui non ha spiegato, o letto lui non la scheda degli ha allergeni all'interno della scheda prodotto. Esattamente. Quindi Quindi, anche qui la verità no, sta nel mezzo, direi di esatto, sì. procedere con la Ah, prossima, vai te, che è il mio vada, vada, vai, turno. vai te, vai, vai, vai. Sono Speriamo di non curioso. beccare un altro che cosa sono. Che cosa Che cosa sono? sono? Ok, di nuovo. Vediamo, vabbè, questa la leggila tu Perché sempre te la perché sai, giusto? io conosco Allora, titolo della recensione, una favola. Comunque sei molto malizioso. Entra in tutti i buchi e la sua flessibilità gli permette di raggiungere qualsiasi luogo della casa. Prodotto consigliassimo, consigliatissimo immagino sia. consigliatissimo, Ok. esattamente. Penso sia una scopa, un Sì, aspirapolvere, qualcosa del questa era genere. abbastanza intuibile anche Ok. perché o era una scopa. No, vedendo l'inizio ho detto la riempivo di roba porno, invece no. Quindi, Ok. comunque, questa qui è una Esatto. scopa che non, della quale adesso non possiamo purtroppo far Però entra promozione. Però dappertutto. entra dappertutto, flessibile, Perfetto. funziona alla perfezione. Ottimo. Quindi una scopa per tutti. Andiamo avanti. Pesco io, vai. Vediamo un po'. Categoria prodotto. Ok. Allora. Stiamo pescando tutte le più lunghe comunque. Ok, allora, pessima esperienza. Ho fatto un ordine di materiale, poi verificando i prezzi sono risultati più alti di altri siti, e di due pesci e due Questa me la ricordo. caridine o caridine, non lo so, scusatemi. All'arrivo ho scoperto che le caridine o caridine erano solo una e non due, ma pagate due. Perché una? Un pesce è morto. Un pesce è morto dopo 2 ore dall'arrivo.
segnalato l'errore insomma, dell'errore, hanno voluto foto mandate regolarmente, quindi lui ha fatto la foto del cadavere Esatto. e mi hanno detto che avrebbero rispedito e hanno dato la colpa a chi gestisce l'organizzazione del pacco. Ad oggi sono passate più di 2 settimane ed ancora non ho ricevuto l'ordine. Ricontattata, mi hanno risposto che stavano ancora verificando di chi fosse colpa, quindi poco affidabili. Ok, parentesi seria da questo punto di vista, direi che quando si spediscono animali vivi, perché Esatto. esiste anche questo tipo di spedizione, soprattutto magari di piccolissima taglia, pesci e quant'altro, la gestione della spedizione è decisiva, è inutile dirlo, no? Un po' come il fresh food, gli alimenti refrigerati, quindi Esattamente. sicuramente qui la colpa mi viene da dire, a meno che, ripeto, l'e-commerce non sia stato qualcosa di già all'origine gestito male, perché magari era partito morto il pesce, non Dici lo che già so, non era. lo so, questo non lo possiamo sapere, infatti mi sa che non lo sapranno mai, visto che dopo 2 settimane Sì, in effetti ho visto che il o caso era viene il ancora RIS aperto. a capire, fare un'autopsia del cadavere oppure non lo sappiamo, però il discorso è che probabilmente un miglior corriere, una migliore gestione dell'ordine avrebbe forse Salvato la salvato a vita al questo piccolo nostro pesce, piccolo che lui Nemo. non so se voleva mangiare o Qua stiamo ottenere. aprendo una porta. Esatto, perché comprare pesci vivi sull'e-commerce per cucinarli comunque è interessante. Potrebbe essere un nuovo mercato, non si sa Esatto, mai. puntata non per vegani questa. Vai, vai Via. dopo. No, Sta a aspetta. me? No, sta a te, No, sta a sta a te. me. Vediamo un po' che Vediamo cosa pesco. c'è. Spedizione. Spedizione, ok, si gioca in casa allora. Ah, questa mi verrebbe da dire quasi una abbastanza comune anche rivista. Una stella. Tutte Ok. quelle che abbiamo letto finora, a parte quelle positive dello scopino, che era 5 stelle, erano Ok, tutte una tutta una stella. Tempi stella, sì. di gestione, ordine, spedizione, puntini, puntini. Tempi di gestione, ordine, spedizione, merce troppo lunghi. Non acquisterò più nulla. Questa è Ok. breve, Vabbè. però significativa. Assolutamente significativa è quella che diciamo spesso, cioè questo è l'esempio di come gestire male le spedizioni e risparmiare sulle spedizioni crea un danno non solo al cliente che ha acquistato, ma a tutti gli altri che leggeranno sta roba qua. Perché Esattamente. se io sono un cliente e devo decidere se comprare un prodotto e o magari che ne so, comparare un prodotto fra due e-commerce, la spedizione diventa anche uno dei modi in cui sceglio dove Certo. comprare, no? Mi fa ridere, mi fa sorridere via, il fatto Stavo per dire la stessa cosa sì, che anch'io. questa recensione è stata fatta su invito, quindi Esatto. è un qualcosa che l'e-commerce ha richiesto al cliente finale, no? Sì, che non è una cosa sbagliata, però Assolutamente, assolutamente. forse ci fa anche capire che non sempre è giusto fare determinate azioni se dietro non c'è comunque una Esatto. responsabilità anche nel proporle o un Sì. pensiero, una progettualità minima. Ecco, mandare un invito di recensione sapendo che comunque il tuo servizio potrebbe avere in quel determinato periodo anche una problematica, o se già anche comunque perché invi la mail dopo la spedizione, che la spedizione non è andata a buon fine. Sicuramente è utile chiedere un parere al cliente, ma ci sono magari anche altri canali più privati, come può Assolutamente. essere una mail personale, un WhatsApp, per chiedere quel tipo di feedback. Sì, oppure mi viene da dire anche che gli e-commerce bravi chiedono le recensioni perché, come dice Domenica, è molto importante farlo, ma le chiedono in maniera oculata e magari non lo fanno nel caso in cui, se riescono a monitorare i tempi di spedizione, la Certo. spedizione ci ha messo troppo tempo. Cioè, la spedizione va male per qualche motivo, magari io devo avere un gestionale come Isendio, per esempio, Esatto. che ti permetta di richiedere recensioni quando magari il tempo di spedizione è andato oltre il limite Certo. decente. E magari anche iniziare a pronosticare le Ok, tratte. assolutamente, Insomma. assolutamente. Sì, è un qualcosa che si può sicuramente lavorare prima di ricevere una recensione a una stella. Andiamo. Cosa Cosa sono? sono? Li stiamo beccando tutti all'inizio, Mi quindi piacciono vediamo. però, mi piace questa categoria. Allora, esperienza mistica, 5 Quante stelle? stelle, quindi Ottimo. recensione buona, ottima. Non mi addormento se non ci passo almeno 10 minuti, che poi queste corte sembrano quasi indovinelli tutte le volte, no? Letteralmente un'esperienza mistica. Non mi addormento se non ci passo almeno 10 minuti, secondo me è un cuscino, un materasso, un divano. Se non ci passo almeno 10 È minuti. un'esperienza mistica. Un'esperienza mistica, qualcosa da mangiare o da bere, da guardare. Quasi.
Però non è quello a cui stai pensando tu. No, devi darmi un indizio perché non lo so. Ma non posso darti. Non mi addormento se non ci passo almeno 10 Cioè, già il minuti. fatto del momento dell'addormentarsi, prima di andare a dormire, si possono fare tantissime Sì, cose, chiaramente, però anche di 10 minuti. anche di 10 minuti. No, è molto particolare questa recensione, devo essere sincero. Quando ho scoperto il prodotto, anch'io ho Allora detto, devi non ha fare, devi senso, dirmelo, però non lo so, non saprò mai. riguarda un libro. Riguarda un Era una libro, recensione su un libro no? Che puoi usare, però. no, che parlava, era un libro che parlava di riflessioni interiori, di Ok. conoscenza personale. Sì, sotto c'era questa recensione, l'ho trovata davvero Ah, strana perché non c'entrava nulla, non ok. c'entrava nulla con il prodotto, a modo mio di Non so, la vedere. Bibbia, qualcosa del Esatto, se proprio Corano, bisogna trovare una boh, lo so. scrittura, quel punto è la Bibbia. Sì, o Buddha, qualcosa del genere. Vai, ma tocca a te, vai. C'ho proprio voglia di pescare continuamente. Prodotto, Prodotto, vai. vediamo. Una stella. Ok. Una stella verificata, anche questa. La visiera che ho acquistato è puntini puntini. Andiamo a vedere com'è questa visiera. La visiera che ho acquistato è inutilizzabile per il semplice motivo che è fatta di plastica opaca e quindi non si vede nulla. A differenza della foto sul sito dove si vede chiaramente la visiera di plastica trasparente come il vetro. Ok, Beh, oddio, io qua vedo. qui si parla di un casco probabilmente, oppure di una Allora, visiera, secondo me sono quelle visiere tipo. tipo da rapper, Sì, no, non. da golf? Sì, Ah, bravo, quelle visiere da golf, però non capisco per quale motivo io devo usarla guardando ok. Sì, verso il no, infatti è cielo. come se, cioè, te la metti tipo saldatore, Sì. ok, vabbè, che dire, qui sicuramente c'è un tema di scheda prodotto. Bravo, esatto. Sicuramente le foto che ha visto il cliente non sono conformi a quanto gli hanno inviato, oppure il cliente non ha sbagliato scheda prodotto, ma non credo, perché comunque una recensione, nel senso, penso una recensione così sia più un problema appunto di cosa ha Sì, visto ci sia rispetto a cosa è stato. arrivato. Sicuramente ci sarà stato un misunderstanding. Sicuramente sì, mi Nel viene da momento in dire. cui c'è comunque che sia stato da parte del cliente o dall'e-commerce, tendenzialmente comunque vuol dire che si può fare sempre un lavoro migliore in Sì, termini e non mi di. stancherò mai di dire anche il discorso foto della scheda prodotto, no? Cioè fare foto che non facciano vedere e visualizzare il prodotto solo per quello che è, magari con uno sfondo bianco, in camera bianca, ma magari indossato, ma magari in una situazione reale, sia perché il cliente può vedersi e visualizzare come si indossa un cappello, come sta sul corpo un paio di scarpe, eccetera, eccetera, ma anche perché magari a livello di colori, l'impatto del sole, della luce, eccetera, ti fa capire magari che tipo di prodotto hai in mano. Quindi mi verrebbe da consigliare questo. E poi in ottica futura un'altra cosa molto figa di cui tra l'altro avevamo parlato anche durante una delle ultime interviste che avevo fatto a dei nostri clienti 925, in questo caso loro adesso stanno sviluppando anche una tecnologia per fare il virtual try-on, che è una di quelle tendenze secondo me che pian piano è partito dal mondo della cosmetica e pian piano si diffonderà su tutti gli Sì, altri assolutamente. settori. Anche tutto il mondo degli occhiali da sole, occhiali, no? Vedere come mi stanno un paio di occhiali, che l'azione si fa più spesso quando si vanno a Sì. comprare e ne provi tantissimi. Farli online, tutto sommato, è un'esperienza che chiaramente non è la stessa cosa al 100%, anche se ci stiamo molto avvicinando a una Certo. realtà. A chi Tocca a tocca? A te, ho pescato me. io il prodotto. Ok. Vediamo un po' cosa tiro fuori. Servizio clienti più truffa. Ok. Truffa, chiaramente una stella, ovviamente. Titolo: sono dei truffatori. Ok, Chiaro. quindi sicuramente non è andata bene. Ordine mai arrivato e mai rimborsato. Vi consiglio di adire al giudice di pace per decreto ingiuntivo. È gratuito e senza avvocato per spese fino a 1500 euro. Io l'ho fatto a rivedere. Staccato, a rivederci in Rivederci. tribunale. Bella, mi piace molto questa recensione. Sembra quasi uno spot al servizio legale di Un nuovo Unai. modo di fare marketing. Esatto. E vabbè, qui chiaramente siamo nella truffa. Se è vero che uno ha acquistato, non è mai arrivato nulla, è mai rimborsato, è chiaro che si può davvero adire alle vie legali. Per spese fino a 1500 euro, è scritto. Adesso purtroppo non c'è il nome, ma vorremmo ringraziarlo, Vabbè, questo ragazzo che ha fatto questa recensione sì, perché ci ha dato delle informazioni. gli sono molto vicino. Che non riuscirà mai a prendere un euro, ma questo è un altro Questo tema. è un'altra puntata, questo. Esatto.
Andiamo avanti, anche Vai. perché sono tante. Ok, magari dividiamo in due la puntata, non lo so. Vediamo, vediamo. Prodotto. Vai. Sono abbonato al prodotto. Boia. Ah, questa qui, no, Questa questa qui. non è neanche stampata grossa. Sì, esatto, semplicemente la stampa più grossa, questa qui è una di quelle che ti raccontavo qualche settimana fa. Ok. Allora, una stella, abbastanza inutile è il titolo. Ok, quindi non inutile, ma Esatto. quasi E questo potrebbe inutile. essere anche un che cos'è, visto che non c'è l'immagine, vediamo se riesci a Ok, capirlo, ma è abbastanza intuitivo. Allora, dopo una prima notte in cui No, devo prendere una pausa. due o Allora, tre zanzare. dopo una prima notte in cui due o tre zanzare si sono suicidate come da attese, ho passato 3 notti a dover dare la caccia manualmente. Quindi di fatto la luce non serve a niente se non eliminare le poche zanzare tonte. Bella festa. Inoltre, tenendo la racchetta attiva, seppure collegata, si scarica, rendendo poi critico il suo utilizzo in modalità manuale. Nel complesso, un acquisto Ma ci credo. inutile. Quindi questa è una racchetta di quelle per uccidere le Sì, zanzare, esattamente. che non funziona E che però può evidentemente. anche essere utilizzata come torretta all'interno di una camera dove E appunto questo queste si suicidano. Ho zanzare. capito. Quindi è un suicidatore di zanzare che non può, Esatto. che questo povero cliente non può usare, neanche se è Mi collegata. immagino la sua espressione nel vedere questo faro luminoso nella sua stanza e non vedere nulla che succede, solo lui. E per 3 notti ha dovuto cacciarle manualmente. Però le zanzare tonte, quello potrebbe essere abbastanza inutile. Cioè, se casa tua viene invasa da zanzare tonte, è il prodotto perfetto. Le zanzare furbe la girano, ok. Oppure si va di racchetta manuale. Nel complesso, un acquisto inutile, scrive Però è stato giustamente. anche gentile, nel Sì, senso. so che, cioè, ora so, ho zanzare tonte, non ce l'ho. Questo mi serve a È un capirlo. tema, è un tema. Esatto. A chi tocca? A me. Tocca a te, sì, dopo le mie recensioni, sempre molto. Vediamo un po'. Allora, no sense. Ah, vedi? Questo è un altro Ormai libro. abbiamo preso Quel quel filone. filone. Allora, quindi sì, devo aspettarmi qualcosa di. Allora, in realtà no, Ok. è no sense per un motivo, leggi tutte le caratteristiche, quindi voto e recensione. Ok, una stella su 5, quindi pessima. Prodotto perfetto, consegna puntuale. Ok, quindi Già non qui. capisco. Cioè, è andato tutto bene. Prodotto Una perfetto, consegna stella. puntuale. Avevo già acquistato da marchio e sono sempre rimasto soddisfatto. Gentilezza verso il cliente. Difatti mi hanno contattato per una verifica dell'indirizzo. A presto. Cioè, cordiale Perché anche. una stella? Cioè, ma poi Perché? con quale gentilezza? Cioè, sempre soddisfatto, gentilezza, mi hanno anche contattato, a presto, quindi vuol dire che tornerà anche a acquistare. C'è tutto. Questo è un danno e basta, è proprio. Poi fatta il 28 dicembre, Sì. proprio periodo natalizio. L'ultimo regalo prima della fine Tremendo. dell'anno. Questo Ma sì. una cosa seria in questi casi però va detta, perché può succedere, e a volte succede, rari casi, in cui magari si sbaglia a cliccare 5 stelle invece di una stella. Si può ricontattare il cliente e chiedergli di Di modificare. rettificarla, ok? Magari lo sapete già, è banale, però ricordiamoci che se utilizziamo Trustpilot, Trusted Shops, recensioni verificate, insomma, Fidati, qualunque, o Google My Business, tutti hanno la possibilità di un servizio ai clienti che attivi per rettificare le recensioni laddove è evidente, come in questo caso, che è un Ci errore, sia qualcosa che non no? va, sì. Esatto. No, mi ha proprio stupito questa, Esatto. perché ho letto il titolo, poi ho visto le stelle e ho detto fammi C'è leggere. qualcosa che non va. Ah, Invece, tocca a te, tocca a te. tocca a me, vediamo Cosa sono? cosa sono. Tua, Ok, questa è tua. giusto. Allora, titolo. Magica. Ho spalmato il prodotto su tutta la superficie. Solo dopo 20 minuti luccicava e sapeva di pino silvestre. Ottima combo se devi andare in montagna. Quindi ha spalmato il prodotto su tutta la superficie e dopo 20 minuti luccicava e sapeva di pino silvestre. Ottimo combo se devi andare in montagna. Combo di cosa? Che cosa combina? Non si capisce. Cioè, il prodotto è questa roba che ha spalmato. Se non erano difficili non le sceglievo. Possibile, cioè, per andare in montagna una combo No, non fare collegamenti ragionamenti troppo complessi. logici. Allora non lo capirò mai, è Vabbè, possibile. prova a dirne Sapeva uno. di pino silvestre. Quell'indizio è. Che è importante.
solo dopo 20 minuti luccicava e sapeva di cos'è che luccica. Un prodotto per il legno. Un olio da bagno, una crema per il corpo, non lo so. Dove. Dai, allora te lo dico, Vai. è una cre è, non una crema, un olio per il vetro dell'auto. Però è aromatizzato Ma per il vetro interno, per il vetro verrà. interno. Sì, per pulirlo. Mai visto. Ah, Quindi, beh, un ah, no, sì, ok, quindi una mi roba immagino questo qui che andava detergente. in mezzo alle foreste in macchina Perfetto. Fai e... passare un'avanza bellissima. Sì, Ottimo combo. con i finestrini alzati Ah, sicuramente. vedi, lui dice, stavo in macchina, sentivo il pino Fuori silvestre, avevo la il finestrina pino. chiusa, bellissimo, bellissimo. Magari uno può abbinare anche per andare al mare o qualcos'altro. Però tocca a te, tocca a te. No, no, tocca a Tocca a me. te. Tocca a te, vai. Dovrebbero essere finiti che cosa sono. Se vi sono piaciuti, Prodotto ovviamente, fatecelo sapere. più servizio cliente. Una stella. La merce è arrivata guasta, mando un puntini puntini. La merce è arrivata guasta, mando un'email come previsto dalle vostre linee guida, ma nessuna risposta ed io ancora con la merce guasta a casa. Vabbè, qui siamo nel tema del prodotto difettato o merce distrutta o simili. Chiaramente qui c'è un grosso tema di servizio clienti, di post Assolutamente. vendita. Prima ancora del tema reso, mi viene da dire c'è il tema della, come dire, della tutela legale dei prodotti che arrivano difettati, quindi in teoria qui Dovrebbero esserci sì, in maniera quasi automatica dei rimborsi dei o delle rimborsi, sì. compensazioni di qualche tipo, chiaramente si devono verificare con delle foto, con qualche prova che il prodotto è effettivamente difettato. Chiaramente il consiglio è a maglie larghe, è molto probabile che ci siano tante sfumature, no? Di chi dice è arrivato il prodotto danneggiato. Un discorso è che è distrutto, per esempio materiali fragili. A me è capitato di prendere, per esempio, qualche settimana fa un poggiamestoli di ceramica Perché che è prendi un arrivato poggiamestolo? perché mandava che ho cambiato casa e mi sembrava un poggiamestoli. No, 3 volte devo pulire, 3 volte appoggiavo il mestolo. È arrivato spezzato in due e effettivamente bastava fare una foto per far vedere che ancora nell'imballo era diviso in due. Però magari ci sono casi in cui il cliente si lamenta di un piccolo graffio, di un qualcosa che non si sa mai se ha fatto lui o non ha fatto lui, però sappiamo che esistono dei diritti poi dell'acquirente che compra online e quindi in questo caso la risposta deve essere immediata e il rimborso deve essere immediato tendenzialmente, quindi proponendo un reso, un cambio o un credito da acquistare, per acquistare nuovamente. Chiudiamo la puntata. Diteci se vi è piaciuta intanto, se ogni tanto inseriamo puntate di questo tipo in cui alleggeriamo un po', ma mixiamo, no, contenuti e contenuti più seri e meno seri. Io vi ringrazio per l'attenzione, grazie per Grazie a questa voi, come puntata. sempre. Ci sentiamo venerdì prossimo per un'altra puntata di Radio E-commerce. Come sempre sapete che Radio E-commerce è un podcast iSendio, che vedete scritto anche là dietro. Per informazioni su quello che facciamo in iSendio andate su iSendio.it se scrivete e leggete dall'Italia o su iSendio.com se siete dall'estero, ma non capirete quello che sto dicendo, quindi è inutile che io lo Però ci dica, però proviamo. ci proviamo. E per scriverci potete scrivere a radio@iSendio.com, qualunque feedback, consiglio, informazione o critica, noi la leggiamo e la mettiamo qua nell'urna. Quindi grazie Alla mille e ci sentiamo venerdì prossimo. prossima. Ciao.